Ciao a tutti, benvenuti. In questo video faremo un esercizio, degli esercizi per allenare il fiato. Lo faremo utilizzando, se l'avete, anche una pallina di spugna che dovrete stringere nella vostra mano per avere, dei feedback neurosensoriali che vi aiutano proprio, ad allenare in maniera più, semplificata e più immediata il vostro fiato. Dunque, cosa dobbiamo curare quando noi alleniamo il fiato? Una volta che abbiamo inspirato con una respirazione costodiaframmatica, dobbiamo cercare di coordinare, come sapete, il sostegno e l'appoggio. Vi ricordo che per sostegno intendiamo il guidare l'aria con la parte alta dell'addome, proprio dove finisce lo sterno, ok? La parte molle, qui. Piano piano, come se i muscoli addominali fossero morbida spugna che viene riassorbita dentro, indietro e verso l'alto. Questo vi dà proprio l'elevatezza anche a livello fisico, posturale, oltre che a mantenere la vostra voce appunto sostenuta. Vi ricordo, una volta inspirato, date già prima, preparate prima un sostegno, un pre-sostegno alla voce e poi potete emettere il vostro fiato. Per appoggio si intende il mantenersi aperti come quando abbiamo appunto inspirato, quindi non chiudersi subito. Andiamo a allenare il nostro fiato. Per avere una percezione maggiore, prendete la vostra pallina, utilizzeremo la sillaba la psh, ad esempio, come se scacciassimo qualcuno. Psh, psh. Mettiamo una mano nella parte alta, o anche delle dita dentro, quindi la parte alta degli addominali, la nostra pallina. Vediamo se riesco a inquadrarmi. Inspiriamo. E poi da qui facciamo partire il movimento e allo stesso tempo premiamo la pallina. Ok? Guardate avanti come se voi foste il vostro fiato che va sempre, sempre avanti. Guidatelo con la mente, con gli occhi, il vostro fiato. Cercate di farlo ora nella maniera più lenta possibile, restando in apertura con le costole senza chiudervi subito. No, questo, ok? Quindi inspiro, e così via. Poco poco fiato alla volta, fatto uscire da qui appena sotto lo sterno, ok? Come se avesse un bottoncino propulsivo che voi premete, il fiato piano piano esce. Restate aperti, fiato sempre fuori. Questo è uno degli esercizi. Potete esercitarvi in questo modo come vi ho fatto vedere, oppure poi senza l'uso della pallina, utilizzando ad esempio la Z, oppure la S, oppure la R, allenandovi su seconde, su terze, su quarte, su quinte, dipende come preferite. Io generalmente faccio terze e quinte. Ad esempio, apro, preparo un piccolo sostegno. Guido da qui. E così via. Oppure posso utilizzare la R. Allenare il fiato. Come capite, i requisiti sono i nostri tre: respirazione costodiaframmatica, appoggio, quindi rimango sempre in apertura e guido il fiato da qui, dalla parte alta dell'addome. Questo è un po' il motore della voce. Voi potete immaginare appunto che da qui il fiato esca continuamente. Errori da non fare: chiudersi subito. No. Un altro errore: non spingere in giù. No, su, sostenuti. Terzo errore, non bloccate se voi iniziate il sostegno, non bloccate irrigidendo, ma deve essere molto morbido e continuo, come se fosse aspirato l'addome in dentro e in alto. Molto morbido. Più questo movimento è graduale,
di rientro quasi impercettibile e più il vostro fiato uscirà con molta morbidezza e durerà di più. Se invece lo fate rientrare subito, il vostro fiato si esaurisce immediatamente. Spero di essere stato chiaro, breve, ma soprattutto utile. Vi mando un saluto e a presto. Ciao!